Caffarella, allarga su Sosa, avanza il Pampa da destra, effettua il traversone basso, Caffarella, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Caffarella, Caffarella, Caffarella. Non c'era modo migliore per presentare nei nostri studi un gradito ospite, lo avete ascoltato e visto all'opera, Marco Caffarella è qui nei nostri studi, capiremo il perché, ma subito lo salutiamo, ben trovato Marco. Buonasera. Al tuo fianco il presidente dell'SD Mateo, la Scuola Calcio Inter Giuseppe Montemuro, ben trovato presidente. Buongiorno. Ovviamente capiamo subito il perché insieme, perché Marco Caffarella l'abbiamo visto con la maglia del Napoli, un grande gesto atletico, i complimenti ancora oggi, è bello vedere queste scene, penso sia bello anche per te rivederle Marco. Sicuramente. Però da un paio d'anni a questa parte, sì, tu continui a fare il calciatore, però stai inseguendo un sogno di cui hai sempre parlato, quello di dedicarti ai giovani, ai settori giovanili, e non a caso sei qui a Matera in questi giorni. Sì, sì, sono due anni che cerco di far migliorare la tecnica di base ai ragazzi giovani che vogliono intraprendere la carriera da calciatore, anche se non è semplice, però cercare a loro di far vivere un sogno, ecco. Un sogno, cerco di far migliorare le basi che purtroppo abbiamo un po' lasciato andare i settori giovanili e niente, sono stato chiamato qui per un'altra esperienza che mi fa molto piacere e cercherò di far vedere un po' di lavoro tecnico ai ragazzi, al presidente, a tutti quanti. In questi giorni, perché in questi giorni sì. Mister Caffarella, chiamiamolo Marco perché è un atleta a tutti gli effetti, è qui chiamato dal Mateo, dal presidente Montemurro, proprio per avere nuove indicazioni e come società e come staff tecnico e per far crescere i ragazzi, presidente. Sì, infatti due pensieri, due filosofie di intendere il calcio che si incontrano. Per questo Marco Caffarella è qui questa settimana, perché avevamo compreso che abbiamo lo stesso modo di intendere il calcio, che è fatto di tecnica di base. Senza quella possiamo avere giovani alti 2 metri, che sappiano fare dei movimenti, ma se poi non sanno ricevere una palla, dare un passaggio, non è più calcio. Quindi rispetto a questo noi l'abbiamo invitato e lui questa settimana sarà qui sempre a Matera e terrà delle lezioni per i nostri allievi regionali di tecnica di base. Ieri c'è stata già la prima giornata e i ragazzi anche sotto una pioggia intensa sono stati entusiasti. Erano lì infatti a seguire le indicazioni, ecco, tecnica di base fondamentale di questi tempi per rilanciare il calcio italiano e tecnica di base con il pallone tra i piedi costantemente. Sempre, sempre. È normale che ci sono i preparatori poi apposta perché è normale che devono stare anche bene a livello fisico, però secondo me lavorare con la palla è tutta un'altra cosa. Ecco, da questa settimana starò qui per dare soprattutto delle idee, non voglio insegnare il calcio a nessuno, ma cerco di far capire ai ragazzi veramente la tecnica, quanto è importante per intraprendere una carriera da calciatore. Ecco, in un momento difficile del calcio, Giuseppe, però voi da sempre come società lavorate nei settori giovanili e la vostra filosofia, tu sei stato premiato, sei stato nei nostri studi per i 20 anni di attività e non sono pochi, però sempre dedicati al settore giovanile. Sì, sì, per me è stato un onore, diciamo, anche ricevere quel premio da Tavecchio, che poi è diventato presidente della Federazione Calcio, ma non per il premio in sé, infatti io l'ho dedicato, se ricordi bene, ero qui nello stesso studio, ai ragazzi che sono passati in questi 20 anni, perché noi abbiamo sempre avuto questa filosofia, cioè il sorriso, il divertimento, la tecnica di base, erano anche le indicazioni che ci venivano dall'Inter, diciamo dalla nuova Inter di Tohir, che ha fatto anche grandi cambiamenti nel settore tecnico e anche loro stanno spingendo tantissimo sulla tecnica di base. Abbiamo avuto ospite Momo Ciaccia, l'acquisto dell'Inter dal Paris Saint-Germain,
Saint-Germain che è venuto a dire le stesse cose, ora siamo passati all'azione concreta, quindi al di là dei nostri tecnici ci avvaliamo, e io spero che questa esperienza non finisca qui con Marco Cappadella, che magari sia disposto anche a ritornare per continuare. Noi stiamo vedendo le immagini che si riferiscono alla prima seduta di allenamento. Che idea ti sei fatto di questi ragazzi? Ma sono tutti ragazzi che con grandi margini alla fine di miglioramento. Importante è fargli capire e far vedere le cose, e che poi un conto è vederle in TV dai grandi campioni, che secondo me poi alla fine serve anche quello, perché se uno si dedica veramente, che gli piace. Io ho avuto dei ragazzi che prendono addirittura delle immagini su internet e le imitano a casa, poi vengono da me a allenarsi e fanno dei gesti che veramente uno va fuori di testa, perché non sapevano farli e in un giorno imparano delle cose. E diciamo che i ragazzi sono spugne, apprendono tanto, però è importante fargli capire il gesto, fargli capire in che posizione del campo pure bisogna farlo, il dribbling, è normale che devi far vedere un po' tutto, la posizione del corpo, la protezione di palla, è normale, sono tutte cose che piano piano fanno crescere il ragazzo. Ecco, i ragazzi che ti stanno seguendo sono quindicenni, sedicenni, un'età possiamo definirla critica per chi vuole intraprendere la carriera da calciatore? Non è mai tardi, perché ho molte esperienze di ragazzi veramente che hanno grosse difficoltà a livello tecnico e in pochi mesi sono migliorati in una maniera spaventosa, perciò è normale che se uno si dedica molto al tipo di lavoro, al tipo di tecnica che faccio io, che fanno anche tanti altri in Italia, io penso che non c'è età, perché io veramente a 39 anni mi rendo conto che tanti gesti non sapevo fare, a 39 anni l'ho imparati e mi vengono tranquillamente in campo. È bello, sono veramente, io sono appassionato di queste cose perché vedo grossi miglioramenti da parte dei ragazzi. Ecco, non si smette mai di imparare e di giocare, in questo caso visto che Marco continua a giocare, perché diventa difficile poi abbandonare il terreno di gioco, Giuseppe. Sì, forse non riesce ad abbandonarlo, quindi un calciatore come lui ha bisogno sempre di calcare un campo di gioco. Infatti ieri, diciamo, è stata una bella esperienza anche per me, sotto l'acqua con l'ombrello, ma volevo seguire gli allenamenti e se non veniva quel nubifragio non salivano su, anzi sono saliti su. I ragazzi si sono cambiati le maglie, si sono asciugati i capelli e poi sono tornati giù nel campo insieme a Marco, insieme a mister Pino Lamacchia, il mister degli allievi regionali, che diciamo con uno sguardo in 5 minuti si sono intesi fra molto, professionisti molto e gentiluomini, si sono proprio integrati perfettamente, il lavoro è andato avanti tranquillamente sotto la supervisione del nostro coordinatore tecnico. Che salutiamo, il coordinatore tecnico, Panico. Il professor Franco Panico. Beh, non siamo noi a scoprirlo, comunque lo staff tecnico del Mateola è di prima fascia, grazie anche alle persone che ha citato il presidente Montemurro, con in testa il professor Franco Panico, ma ce ne sono davvero tanti. Per voi, presidente, è un ritorno dallo scorso anno a disputare questi campionati categoria allievi? Sì, noi eravamo stati assenti per 5 anni dai campionati allievi giovanissimi regionali. Abbiamo ricominciato dall'anno scorso, quindi abbiamo integrato, diciamo, le varie fasce fino a quella che è l'età massima del settore giovanile e scolastico. Dal 15 settembre riprendiamo la scuola calcio, abbiamo già bambini che arrivano con i genitori che non ce la fanno più ad aspettare. Pensiamo quest'anno anche di crescere in termini numerici, perché quando si lavora bene, si lavora di qualità, poi i risultati, diciamo, avvengono. I risultati arrivano anche con la possibilità per i giovanissimi giocatori di essere tesserati o comunque di vivere un'esperienza con società importanti. Marco, un calcio che cambia e che taglia soprattutto, il riferimento va alla Lega Pro Unica, cosa succederà?
È normale, ci stiamo lamentando un po' tutti della nazionale perché abbiamo fatto una pessima. Un grande mondiale. Diciamo una brutta figura. È normale andare tutti addosso a Prandelli, quello che ha sbagliato, non ha sbagliato. Non è semplice perché non è semplice. È normale che stiamo vedendo che la Germania ha fatto dei passi in avanti spaventosi e vediamo che è una Germania giovane. Una Germania giovane, vengono tutti dai loro vivai. Il problema giocano grosso quasi esclusivamente in Germania. Sì, l'altro. Sì, sì, ma il problema grosso è che noi per la crisi economica che abbiamo, ma non solo nel calcio, ma nella vita quotidiana, abbiamo dei grossissimi problemi. È normale che rispecchia anche nel calcio. È normale che un giovane dal tipo Immobile, che è andato via subito dopo un anno fantastico al Torino. E ci fa pensare perché è normale che una società lo vende subito, ma proprio per la crisi che abbiamo rispecchia un po' tutto. È difficile puntare adesso, cercare di puntare sui settori giovanili, vedo che tante società lo fanno, speriamo che in futuro veramente faranno crescere sempre di più i ragazzi del proprio vivaio e cercarli di portarli in prima squadra, anche se è un discorso ampio e è normale che va curato negli anni. Sarà difficile, però io penso che in Italia abbiamo la possibilità di farlo. Difficile ma necessario effettivamente necessario, per, sì. Per ritornare al presidente al vero calcio italiano, sì. Quello che forse abbiamo visto negli anni del Napoli di Marco. Ma infatti lo stesso presidente Tavecchio, quando era presidente della Lega dei Dilettanti, ebbe a dire a Lignano Sabbiadoro: il vero calcio parte di là, parte dai dilettanti, quindi parte dalle società di settore giovanile e scolastico, dalle scuole calcio, dai quartieri, dagli oratori, tutto parte di là. Se si investe lì è possibile poi avere risultati, perché anche le grandi squadre poi potranno pescare in grandi bacini di utenza, ma ragazzini di qualità. Se invece non c'è un investimento vero sui terreni di gioco sintetici, su agevolazioni fiscali, le società stentano, perché le difficoltà della crisi economica, come diceva Marco Capparella, si fanno sentire, non si trovano sponsor, i genitori, le famiglie hanno difficoltà anche a dare quel minimo contributo che si dà ad una scuola calcio, quindi se non c'è un venire incontro alle esigenze, è chiaro che poi non ci sono risultati. Io però sono molto fiducioso nella politica che Tavecchio vorrà lanciare sul settore giovanile. Vedremo, certo i risultati si avranno nel medio-lungo termine, magari, perché c'è davvero da ritornare a lavorare in tal senso. Un calciatore difficilmente è tifoso, forse, presidente, romano di nascita. Un passato importante con il Napoli, verrebbe facile pensare. E ho giocato anche Napoli-Roma. Hai giocato anche Napoli-Roma. No, è normale che subentra una cosa un po' diversa. È normale che simpatizzo sempre la mia squadra della mia città, che è la Roma. E giocandoci contro, è normale che cercavo di vincere per il Napoli. Subentra un discorso un po' diverso, un po' complicato, dai. Però io dico che sempre simpatizzo Roma, sono contento se vince la Roma, non è però che faccio dei drammi se perde. Però, diciamo, vedi giallo-rosso? Sì, sì, però non è che a me piace, poi sono molto, molto sportivo, piace la squadra che gioca bene, il bel calcio. Beh, noi siamo in chiusura, il tempo è volato, ma è stato davvero un piacere avere in studio Marco Capparella, tecnico, giocatore. Avremo modo di sicuro di riaverlo qui a Matera, il presidente Montemurro lo riconvocherà. Io sicuramente. Bisogna vedere quello l'esperienza. Beh, già mi sono reso conto ieri sera che i miei ragazzi mi contattavano su Facebook, diciamo, riferendomi dell'entusiasmo che avevano avuto, e non vedono l'ora di ricominciare oggi pomeriggio gli allenamenti con Marco. Per un'intensa settimana. Sì, e poi, ma sicuramente lo rinviteremo. Per ora grazie a Marco Capparella e a Giuseppe Montemurro per essere intervenuti nei nostri studi. Grazie a voi. La linea alla regia.